Cosa diciamo al dio della morte? Non oggi. 334-92-29-505, ve lo ripeto, numero per SMS e WhatsApp, continuate a commentare la diretta, 334-92-29-505, ci sono tanti messaggi che ancora non abbiamo letto, dai, leggiamone qualcuno. Allora c'è Stefano che scrive: per correttezza di informazione volevo dire che a prescindere dalle parole del Papa, la commissione istituita per verificare Medjugorje ha stabilito che le prime 7 apparizioni sono veritiere e deciso di trasformare la parrocchia di Medjugorje in santuario pontificio, facendo venire meno il divieto di organizzare viaggi ufficiali in loco, quindi direi che il giudizio complessivo è positivo. Questo ci scrive Stefano. Si partiva dalle parole di Celentano, che in qualche modo ha bacchettato Papa Francesco. Papa, sì, che... poi c'è Francesco che scrive: non ricordo queste parole di Romano sulle intercettazioni di Berlusconi, dove sapevamo tutto anche quando andava al bagno. Ci sarebbe detto a Roma per sintetizzare tutto okay. Ciò, ma lo dico per educazione: Romano è lo specchio della bassezza politica attuale. Questo scrive Francesco 70, certe volte il T9 gioca di scherzi nei scherzi del T9. Buongiorno, ben trovato a Mario Dinolfi. Buongiorno Dinolfi. Siete ancora al T9, siete arcaici, non si usa più il T9 da 10 anni praticamente. Vabbè, il suggeritore di cose, il correttore automatico, non inizi facendo il bullo. Adinolfi, aspetti che tiro fuori le chiavi, aspetti, le chiavi di casa. No, di casa. Sta tirando fuori le chiavi di casa davvero. Queste? Le sente? Sì. Questo potrebbe essere un tintinnio di manette, perché oggi è giornata mondiale contro l'omofobia e lei è l'omofobo per antonomasia, no? Certo, come no. Che cos'è l'omofobia, lo sapete? La paura degli omosessuali nei confronti degli omosessuali, lei li teme? La paura nei confronti degli omosessuali che si trasforma in qualcosa di violento, evidentemente. Uh-huh. No, perché io ho paura a casa mia, non è rilevante. Però deve diventare qualcosa di violento. Uh-huh. Ovviamente io A, non ho paura degli omosessuali, e B, non sono in alcun modo violento nei confronti degli omosessuali, insieme a tante persone, per esempio quella milionata a Spanne che ha partecipato ai due Family Day, San Giovanni e Circo Massimo, siamo persone contrarie al matrimonio omosessuale e all'inevitabilmente conseguente costruzione di una famiglia attraverso l'uso in affitto, cioè attraverso l'uso del corpo della donna, della considerazione che il bambino possa essere oggetto di una transazione finanziaria. Oggi Repubblica ci racconta questo mitologico rapporto arcigay sull'omofobia in Italia. Non esiste, secondo lei, 196 storie di omofobia. Un rapporto surreale, cioè surreale. Raccontano di presunti 196 storie di omofobia in Italia nell'ultimo anno, di cui 62, lo dicono loro stessi, sono convegni. Cioè, l'omofobia si manifesta in convegni. Siccome io ne avrò fatti non so quanti di convegni, quest'anno probabilmente nel rapporto saranno citati quelli in cui ho partecipato anche io. Allora, il tema è: ma in questa Repubblica che non è omofoba, e quando il presidente Arcigay dice che l'Italia è omofoba, insulta l'Italia, che non è l'Inghilterra dove nel 1967 l'omofobia era reato, che non è di alcuni stati degli Stati Uniti dove ancora oggi la sodomia è reato. L'Italia è un paese liberale. Per fortuna. Chi nega questo? Ora, detto questo, che l'Italia non è strutturalmente e giuridicamente un paese omofobo, l'Italia c'ha il governatore della Sicilia, e dico della Sicilia, che è un omosessuale dichiarato. Ma dov'è l'omofobia? L'omofobia è l'organizzazione di un convegno in cui si dice che l'utero in affitto è una vergognosa violenza nei confronti di donne e bambini? Ma io allora la rivendico, questa omofobia. Se quella è omofobia, se il rapporto Arcigay è qualcosa di sensato e non una cosa ridicola che va pallottolata e buttata nel cesso con tutti i soldi dell'Unione Europea che sono serviti per produrlo, allora davvero siamo in una condizione di non comprensione di qual è la condizione italiana. Ma voi provate a essere un ragazzino obeso, o meglio, una 17enne obesa in un liceo, o una 17enne che si proclama lesbica in un liceo. Ma secondo voi la discriminazione su chi si abbatte oggi nell'Italia del 2017? Oggi, diciamoci le cose come stanno, il mondo, l'Italia è omofila, non omofoba. È
la star a tutti i livelli, a livello politico, nelle trasmissioni televisive, nei contesti sociali, nelle classi di scuola superiore, colui che si atteggia LGBT. È la star. Quindi però secondo lei in un liceo, mettiamo due sedicenni, facciamo l'esempio di due uomini, uno obeso e uno gay, viene più bersagliato quello obeso? Di più. Ma secondo me, ma non lo sapete? Non la vedete la realtà? Non avete figli, voi avete esperienza marginale di vita, ovviamente, questo lo so. Però esperienza marginale di vita. Tardate. Però nella realtà, ogni tanto vi capirà, pure a voi di uscire dalla saletta delle radio, no? Andrete nella realtà e vedrete, andate a chiedere a qualcuno che ha figli se nella classe del suo liceo è più passibile di discriminazione il leaderino LGBT o il ragazzo, magari secchione, oversize. E ditemelo, secondo voi, sinceramente, oggi chi è in Italia quello che subisce la discriminazione? Ma vi dico di più, venite a leggere il tenore degli insulti che il mondo LGBT mi regala ogni giorno. E guardate su cosa si basa il 90% di quegli insulti. Sul suo aspetto fisico. Sul peso, esatto, dai, un peso, e quando sono eleganti. Sì, no, ma l'ho visto, una volta mi sono anche battuto, tra virgolette. Quello che scrivono. Allora, quella è discriminazione? Quella è violenza? Allora, oggi lo dico con chiarezza da voi. La lobby LGBT in Italia è violenta e prepotente e si è fatta establishment. Oggi è establishment di potere che si esprime con estrema violenza e il rapporto. Ma non esiste nessuna lobby di arci gay, e il rapporto di oggi di arci gay non è nient'altro che una lista di proscrizione, anch'essa violenta, da stato totalitario che racconta qualcosa che non c'è, con l'unico obiettivo, perché è l'unico obiettivo questo, di puntare il dito contro alcuni e volere una legge che, vi ricordo, declamata in questo rapporto LGBT, che vi ricordo assegnerebbe a me, che sono presidente di un'associazione, secondo loro istigatrice della violenza omofobica, la pena di 6 anni di reclusione. Allora, una struttura che dice vogliamo una legge che condanni Adinolfi a 6 anni di reclusione. Le sente? E ha una, sì, la sento. E ha questo tipo di concetto di fondo. È una lobby prepotente, è una lobby violenta o è qualcosa da incentrare con i soldi dell'Unione Europea, della giornata antiomofobia in un paese che omofobo non è? Ma qui avrebbe più senso, Adinolfi, una giornata mondiale contro l'adipofobia? Contro la discriminazione, amici miei, contro le discriminazioni che sono tante. Che sono contro le famiglie povere, ma povere davvero, 5 milioni in questo cacchio di paese. Contro le persone che portano un handicap, sapete quante sono? 4,1 milioni di persone in questo paese. Allora, la giornata oggi dovrebbe essere contro le discriminazioni. Provate a essere un bambino autistico che deve andare in una gita scolastica e che viene rifiutato dai suoi compagni di classe e dai genitori dei suoi compagni di classe, e lì troverete la discriminazione, non col bambino, il ragazzo, l'adolescente che fa tatteggia poi Giorgio. Questa è la verità. Adinolfi, è una verità fastidiosa da carta vetrata. Per questo bisogna mandare Adinolfi in galera, perché dice la verità, quella che gli italiani sanno. Adinolfi, noi abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti del Partito Democratico di Matteo Renzi e di quella dichiarazione sulla mamma. A distanza di qualche giorno è arrivato anche Silvio Berlusconi a promettere praticamente in campagna elettorale quello che lei va dicendo ormai da tempo. Lei parla di reddito di maternità. Sì, vabbè, mo copiamo tutti. E Berlusconi ha detto diamo una pensione a tutte le mamme. Sì. Ma certo, ma non hanno idee, copiano le nostre, che oggettivamente sono state, diciamo, in termini temporali, declamate prima, insomma, almeno questo ci sarà. Cioè, la mamma sarà uno dei punti fondamentali, almeno si sembra prospettarsi. Sono questa situazione della campagna elettorale. Si batte alle elezioni, ricordiamo che l'11 giugno possono votare per noi a Verona, a Padova, a Crema, a Monza, ad Alessandria, a Borgomanero,
a Ventotene, a Ventotene, ad Inolfi, perché non a si è più candidato? Non si è faccio che deve stare appresso a tutti questi. quindi per questo per poi alla fine non si è più candidato? Non, guardi, a Ventotene era bello perché ci si poteva candidare senza raccogliere le firme, quindi era, essendo paese sotto i 1000 abitanti, ti candidavi semplicemente presentando la candidatura. Ma avendo fatto un numero di liste in tutta Italia che non credevo, è stato esplosivo il numero di liste del Popolo della Famiglia quest'anno sul territorio nazionale, più addirittura dell'anno scorso, e mi chiedono ovviamente di essere presente alle iniziative di campagna. Se mi confinavo in un'isola la cosa diventava problematica. E poi magari se non vincevo nell'isola succedeva l'attacco, però poi perdevano gli amici in giro. Ho preferito stare con gli amici sul territorio nazionale, perché poi Ventotene comunque è un'isola con 700 abitanti. E non gli hai retto la pompa di Orfi. Solo a Genova Stefano Arrighi deve sfidare 700.000 cittadini per raccogliere i suoi consensi. Quindi non mi ha retto a me la pompa, amici miei, mi sono cambiato a Roma, avevo paura di Ventotene, no, con tutto l'affetto, insomma. Adinolfi, almeno, ma... questa, almeno la pompa mi sarà riconosciuta. Adinolfi, ma di questa polemica su Medjugorje oggi Celentano in qualche modo bacchetta il Papa, hai avuto qualche piccola svista, lei che ne pensa? Guarda, la polemica su Medjugorje è una, la questione che mi irrita molto, visto che avete anche citato en passant Renzi e le sue intercettazioni telefoniche, sì, dove la tutela della mamma è non farla interrogare dai magistrati, e questo è interessante. In quella stessa intercettazione Renzi ha una frase insultante nei confronti del popolo di Medjugorje. Dice, no? Il giro di merda di Medjugorje. Ok, il giro di merda di Medjugorje, dice esattamente questa frase. Sì. Io la trovo veramente una frase ignobile. Una frase ignobile. Io non sono un medjugorjano, ma oggettivamente che lì sia un luogo dove milioni di persone vanno e non vanno a fare del male, ma molte persone tornano convertite, tornano che hanno cambiato vita, tornano, hanno scoperto la bellezza della fratellanza in Cristo. Cioè, io credo davvero che dire tutto questo è gente di merda, da parte di un presidente del Consiglio, allora, anzi no, ex presidente del Consiglio che si dichiara cattolico, è veramente qualcosa di brutto e intollerabile. Intollerabile. Se lo ricordino bene i cattolici italiani, che è stata questa la definizione, perché tutto si può dire su questo argomento, ma che quella gente sia gente di merda, quei milioni di persone che sono andati e lì hanno trovato in molti ragioni forti per cambiare vita e per rafforzare la propria fede, questo è veramente qualcosa di incredibile, che però spiega un po' il cattolicesimo alla carte di certi cattolici italiani. Però se il Papa dice che non ci crede... Ma papà, ovviamente le determinazioni della Chiesa, io mi piego e obbedisco, io sono l'ultimo dei peccatori e io eseguo quello che la Chiesa dice sul piano della fede. Quindi io da questo punto di vista, come tutti sanno, ho le mie opinioni, mi è capitato anche qualche volta di criticare Papa Francesco, ma io non sono uno che insegna al Papa come fare il Papa, al Vescovo come fare il Vescovo e al parroco come fare il parroco. Quello che la Chiesa decide, poi io sono l'ultimo dei peccatori e un figlio fedele della Chiesa, per me quello è. E dunque, ovviamente, qualsiasi determinazione sul caso sarà valutata. E poi la valutazione, come sapete bene, non solo del Papa, c'è una commissione, eccetera, eccetera. Non vi annoierò con le procedure canoniche rispetto a tutto questo. Allora, Adinolfi, attenzione perché ci sono tanti messaggi, ne leggo qualcuno. C'è chi scrive: Adinolfi alle elezioni ha avuto 3 voti, se non esistessero i gay non avrebbe argomenti. Risposta? Io personalmente sono stato votato da 7.992 romani che ringrazio come sindaco di Roma. A Roma abbiamo avuto 12.000 voti sulle circoscrizioni come lista Popolo della Famiglia, in Italia 52.000. In una tornata elettorale in cui ci siamo presentati in pochi comuni. Saranno probabilmente più di 100.000 alla fine di questa tornata elettorale. Raccontano sempre questa storia, siamo 4 gatti, siamo 100.000 gatti. Dice, non è vero, ce ne sono altri. Siamo 100.000 gatti, poi dopo 100.000 sono pochi, perché servono molti di più per tutti gli obiettivi, ma ci siamo presentati in 35 comuni, adesso dateci il tempo di presentarci su 8.000 comuni e poi vedremo quanti siamo. Viene eletto qualcun altro, contati, ma quelli contati dal Ministero dell'Interno siamo stati 52.824 alle elezioni 2016 e probabilmente più di 100.000 alle elezioni 2017.
Ora dire solo tre voti vedremmo, insomma, una. Gliene leggo qualcun altro. Ancora al 334-92-29-505 ci scrivono: Dio, ho paura, mi trovo d'accordo con quanto dice Adinolfi. Sentite questa storia vera. Ricreazione a scuola, un bambino disturba insistentemente l'altro, poi gli dice frocio, questi si sente attaccato e insultato e lo dice alla professoressa. Chi sgrida secondo voi, insegnante, quello che si è beccato l'insulto, perché frocio non è un insulto e quindi non si doveva offendere. Vabbè, questa è una testimonianza che abbiamo girato. Poi c'è Inflazionato, che secondo me mette l'accento in modo geniale su un aspetto. Scrive: mai d'accordo con Adinolfi, però esistono emoticon gender friendly e non afo friendly o ciccio friendly, questo sì. Ma insomma, facciamo una battaglia per l'emoticon ciccio friendly. Ma io voglio fare una battaglia per la mia categoria, perché fare battaglie pro categoria è stupido quando si parla di discriminazione. È discriminante allo stesso tempo, sì, esattamente. No? Le battaglie si fanno sul tema della discriminazione, sapendo che c'è gente che sta molto peggio di me, che sono discriminato perché è obeso. Perché, lo ripeto, essere un ragazzino autistico e essere trattato come uno che non può andare alla gita scolastica, o tetraplegico, o in condizioni davvero di sofferenza, ce ne sono milioni purtroppo in questo paese, e sentire solo che la politica si occupa per 3 anni e mezzo di fare la legge sulle unioni gay, perché 2800 coppie devono festeggiare, altrimenti i mascalfarotto come fa a fare lo sposo? Questo mi manda ai pazzi. Non fai nulla per risolvere i problemi drammatici di un segmento davvero importante di questo paese, e una piccola lobby invece si vede assegnato ogni privilegio. Questo è davvero sconclusionante, almeno sconclusionante. Adinolfi, prima di salutarci, abbiamo parlato di un aspetto dell'intercettazione tra Tiziano e Matteo Renzi, quello lì in cui si parla della gente di merda del giro di Medjugorje, ma invece di tutta la vicenda, che sta assumendo anche dei caratteri paradossali, oggi addirittura viene intervistata la nonna di Matteo Renzi, l'avrà sicuramente visto. Sì, che idea si è fatto di questa vicenda? Che è una cosa in cui tutti vincono tutti. Vince Marco Lillo, che fa l'eroe del giornalismo libero con i brogliacci che gli passa la procura, vince la procura che indaga Marco Lillo dopo avergli passato i brogliacci, vince Renzi che fa quello che, sapendo di stare sotto intercettazione, fa la scena e dice: devi dire la verità, bla bla bla. Sono ingenuo, io ho creduto a Repubblica, poi ha detto Renzi. È una Renzi. Storia in cui vincono tutti. E questo è il tratto delle storie all'italiana su questo terreno. Grazie Adinolfi, buon lavoro. Saluto, arrivederci.